A io e te una vera star della musica leggera italiana, Nina Azzilli. Eccola! Ciao, grazie mille, ciao Pierluigi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Che bello! Grazie. Sì, poi mi sono venute... Mi è venuta spesso la pelle d'oca perché insomma c'erano dei momenti molto... Grazie per aver accettato. Ma grazie a voi, tra l'altro è stata una piacevolissima sorpresa. Io non pensavo nemmeno, perché ogni tanto ovviamente guardo spesso la televisione, non pensavo che insomma che sarei finita qui e mi fa veramente piacere. Io non pensavo che tu avessi accettato, che potevi accettare, perché fai poca televisione, tu la fai quando hai un ruolo, ma... Ti ho visto veramente poco nel ruolo di intervistata, non ti piace tanto parlare di te? No, diciamo che esatto, forse quando mi intervistano devo parlare di musica, anzi mi devono tagliare, però invece magari quando devo parlare di me si sono un po' più restia, perché anch'io come Linus e credo anche come te dico sempre che ho ingoiato un pensionato e quindi ho avuto il telefono in giallo e nero fino a pochissimi anni fa. Per esempio, mi hanno regalato un iPhone e per cui diciamo sono forse un po' all'antica in questo. Ecco. Ma si vede, perché i sapori che tu porti in TV, i sapori che porti nei tuoi brani, lo stile anche dal punto di vista proprio iconografico che tu porti quando ti esibisci, insomma, fanno capire che hai una devozione nei confronti di un'Italia che fu. Beh, di un grazie. Tempo che fu. Sì, assolutamente. Sì, diciamo che ci sono stati dei momenti, no, degli anni, proprio delle annate nella musica spaziali perché ci sono stati degli artisti che hanno veramente fatto le rivoluzioni sonore. Credo che gli anni 60, fino a poi arrivare al 68, che fu l'anno, no, di svolta in cui dal soul, dal rhythm and blues, dalla musica, diciamo... che nacque la musica pop in quegli anni, no? Poi si passò anche al rock e tutte le varie sfumature. E diciamo che mi piace molto andare alla radice della musica, no? quando c'è la purezza della pentatonica, di quella nota blu nel blues che poi ha dato là alla musica che cantiamo anche noi. E devo dire che il nostro paese, insomma, era grandissimo, no? Nei secoli dei secoli che furono, eravamo noi a insegnare l'arte al mondo, il cinema, penso ai grandi, penso a Leonardo, Michelangelo, Antonioni, ho parlato di cinema, Fellini della mia terra, e per quel che riguarda la musica, insomma, Morricone, Luigi Tenco, Bindi, Lau, andiamo avanti. Quanto e mi piace ascoltarti citare gli artisti che fanno parte del mio pantheon, ma quello dei nostri, anche di quello dei nostri tutti, telespettatori. No? Sì, credo che sia proprio sì, mai troppo ricordati, Nina, mai troppo ricordati. Sì, alcuni esatto, alcuni sì, poi chiaramente noi, per me tutte queste persone che ho citato sono dei miti, no? Però anche per loro non è stata facile, cioè non sono magari diventati subito dei miti, adesso sto pensando ai grandi cantautori, no? Quindi anche Tenco, lo stesso Gino Paoli, Il cielo in una stanza fu una canzone che all'inizio non era capita, Gino, io ho avuto anche... Tu hai avuto anche? Ho avuto l'onore di duettare con Gino e mi raccontò le vicissitudini di questo bellissimo pezzo che volendo è un giro di do, bravissimo. Sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma sai che si continua all'infinito. Nina Azzilli dal vivo a Io e Te, ma sei bravissima, veramente. Hai ma una voce. Io sento la tua voce. Ma quest'aria condizionata, avrà una voce che la signora Katia, perdonami. Sì, ma... Sei bravissima, dice la Ricciarelli dall'altra parte dello studio. Sai che io ho il privilegio di condividere con Katia questa trasmissione. Sì. Lei sta facendo un atto unico nella televisione generalista italiana, portando la lirica il racconto, certo, della lirica nei pomeriggi di Rai 1. Ma io ti ho visto qualche anno fa e ti ho scoperto accanto a Red Ronnie. Ti guardavo con molta attenzione perché a te la televisione piace e sai anche condurre.
Ma grazie, in realtà mi diverto. Diciamo che sento che non è il mio lavoro, forse è questo il segreto. Il mio lavoro è cantare, quindi quando io devo semplicemente stare, chiacchierare con te oppure, non so, divertirmi con Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Giorgio Panariello, Massimo Ranieri, insomma per me sono tutte grandi occasioni, grandi opportunità. Tento di viverle appunto con leggerezza, proprio perché essendo fuori dal mio contesto naturale forse posso permettermi di non essere perfetta, ecco, di sbagliare, non lo so, credo a livello psicologico semplicemente. Io ascolto la voce di Nina Zilli, mi capita spesso di passarla per radio, mi capita di ascoltarla quando magari sono in macchina o di ascoltarla a casa quando scanalo magari nei canali musicali, e devo dire che la sua voce fa star bene. Per i pochi che non la conoscessero, voglio rinfrescarvi la memoria partendo dal 2012. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te, se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sa Sanremo 2012, tu hai un grande talento, secondo me, non solo vocale, ma anche di capacità di stare sul palco, tant'è che mi appello al mio amico e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, sta pensando al prossimo festival, secondo me saresti una co-conduttrice eccellente. Grazie, guarda, per me sarebbe un sogno incredibile, perché come ti dicevo prima, in quel caso c'è anche la musica, no? Quindi sarei anche nel mio, sarebbe proprio, sai, uno di quei sogni nel cassettone, perché è un sognone. Quindi è un sogno che hai. Sì, sì, questo, ma l'ho detto anche più volte in alcune interviste. Non lo sapevo questo. Sì, perché magari mi capita appunto che mi chiedano di presentare tante cose, no? E io dico sempre, voglio presentare Sanremo. Mi dicono che dici parecchi no, però, perché hai parecchie offerte televisive e certe cose non le vuoi proprio fare. Ma non le voglio fare non per peccare, diciamo, di presunzione, o semplicemente, per esempio, ho detto dei no perché non mi sentivo in grado, soprattutto all'inizio. Per fare il mio lavoro e arrivare, no? fino a qui, fino su quel palco, ci ho messo 16 anni, più o meno, di gavetta. Per cui ho un grande rispetto del lavoro degli altri, che non è il mio. Per esempio, mi chiesero anche di fare l'attrice, però sentivo di non essere pronta. Credo che fare il famoso... fare una carriera, diciamo, fatta di tanti piccoli passi, quindi tempo al tempo, ecco, quei no erano dei semplici no proprio. Mi fa piacere sentirlo, perché molte tue colleghe vivono di addizione, non di sottrazione, e quindi questo fa, diciamo, la differenza. Che, beh, è sì, una scelta, no? Poi sì, ognuno sì, chiaramente fa le proprie scelte, noi possiamo guardare, possiamo magari anche giudicare, alcune volte criticare, però ecco, per quel che mi riguarda posso dire che i miei no sicuramente non erano snobismo, ecco, ma anzi era... e grande rispetto. Paura. Allora, nello stesso anno del Sanremo che ho fatto appena vedere, nel 2012... l'Italia non partecipava da qualche anno all'Eurovision Song Contest, ci torna lo stesso anno grazie a questa signora, grazie a Nina Zilli. Unbelievable, I can wait to go but like a rolling stone, you hit me boom, boom, boom. If you were my king, would I be your prince of break? And now, my heart, you kill me boom, boom, boom. Tonight, it's a fight. Don't know where you are, when you close the fire. No, 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 no. Waste my tears, you should pull. L'amore femmina, se non riceve non si dà. Vita, non riceve non si dà. This is the mess you left, the matter of love and it's a fact. You left, I love, it's a fact. I'm sure you're smart, you have to go. You're an independent girl.
4 anni dopo, sempre qui su Rai 1, insieme a Massimo Ranieri, fa un vero successo di ascolti con questa interpretazione. Guardate. Sì, guardo te. Nel mondo della musica italiana e della televisione era la tutina di Raffaella Carrà originale, infatti lo stavo ragazzi, dicendo perché ovviamente mi hanno dovuto fare dei ritocchi perché la Raffa lo stavo dicendo per dire che nel mondo della musica leggera italiana e della televisione sono in poche quelle che quando si esibiscono vanno dentro i meandri, le sartorie di questa bellissima azienda a cercare i vestiti dell'epoca. Sono Nina Zilli e Loredana Bertè. Entrambe praticamente hanno un'ossessione per il look ed entrambe, la Loredana si cuce i vestiti da sola. Te? Ma io quando ero piccola, sì, poi avevo mia nonna che viene da una famiglia di sartine, quindi io li disegnavo, facevo le forme, diciamo, e poi nonna me li cuciva bene, perché... Senti, vabbè. Quante passioni hai, oltre quella per la musica, per la televisione, in privato, intendo dire, quando hai delle giornate... Immagino che durante la pandemia tu abbia avuto molto tempo, anche come certo, tutti noi. Assolutamente. Nella vita di tutti i giorni, che cos'è che ti appassiona? Allora, di disegno tantissimo. Disegni? Sì, quando ero piccola dipingevo, quindi usavo gli oli, gli acrilici. Sai, mi fa piacere, noi abbiamo Lucangelo Bracci, infatti, che testimonia la passione di questa trasmissione per il disegno. Sì, sì, io amo perché, esatto, poi sai, io ero figlia unica, no? Quindi diciamo che mi piacciono tantissimo tutte quelle cose che riuscivo a fare da sola, cioè diciamo da bambina molto spesso avevo tempo per me, quindi disegnavo, leggevo, studiavo pianoforte e il mio sogno più grande a 5 anni era quello di andare a Sanremo, quindi io puntavo il dito verso la televisione e dicevo a mamma io andrò là, mentre cantava Mia Martini. Una grande ostinazione? Sì esatto, una grande testa dura, grazie per l'ostinazione. La notorietà e il successo ti hanno fatto perdere, come accade a molti, alcuni rapporti interpersonali, alcuni amici della, diciamo, dell'età, dell'adolescenza, oppure no? No, fortunatamente no, proprio perché, come ti dicevo, non sono arrivata in un secondo, no? Non sono diventata famosa da giovanissima, per esempio, che è una cosa magari molto destabilizzante. Ho proprio fatto quel classico passettino che ci vuole tantissimo tempo, quindi i miei amici sono sempre gli stessi, ne ho incontrati di nuovi. E sono molto contenta, però... Come ti relazioni con il tasso di ipocrisia che si vive all'interno del nostro, diciamo, campo, che è quello dello esatto. spettacolo? Tento di stare molto nel mio, ecco, di non... Ne vedi tanta appunto... di ipocrisia? Beh, inevitabilmente credo di sì, ma questo non credo che sia rilegato al nostro settore. Credo che l'ipocrisia regni un po' sovrana, no? In fondo siamo in un mondo in cui i social la fanno da padroni, ma non hanno nulla di socialmente utile, o meglio, però potrebbero essere... Guarda, io questa cosa io la smonto da qualche settimana, perché sì, vanno dati sì, certo, i dati, lo no? so, lo cioè, so. La televisione generalista fa dei numeri che i social si scordano. La radio italiana ha 38 anche, milioni certo. di ascoltatori, comprese tutte le radio. I giornali fanno un lavoro... Secondo me è eccellente perché resistono con la cosa più forte che c'è, la più nobile, che è la carta. Quindi francamente, cioè, stare ad ascoltare quelle 500.000 teste che da casa, in anonimato, si mettono a giudicare la vita degli altri, lascia il tempo che trova. Dai, infatti credo che sia importante riuscire invece... per una volta nella vita a sfruttarli in modo positivo, no? Perché per esempio possono anche essere molto utili, così come internet in generale. Ma no? Hai tecnologia... mai provato a cancellarti da tutti i social? Io no, però guarda, sono una appunto, siccome sono una ragazza vintage, quindi li uso in modo molto istituzionale. Ma li gestisci tu? Sì, perché non potrei mai far scrivere qualcosa, insomma io sono una cantautrice, scrivo quello che canto e scrivo anche quello che... Ma non ti rompi le scatole a pensare che ogni tanto durante la giornata
tra i tanti impegni che hai devi pure pubblicare qualcosa per far capire che vedi? Sei viva dal punto di vista virtuale. Esatto, ma è questo che è sbagliato. Io sbagliato, non lo so, ognuno fa quello che vuole. Non ti ho mai seguito, non lo so cosa diciamo pubblichi. Che io li uso molto in modo professionale, proprio per far sapere, per esempio, questo che è oggi ero qui questo a Io è giusto. E Te, che questo sono in tour, quindi diciamo che io, non so, l'ultima foto probabilmente l'ho messa ieri e non la mettevo da un mese e mezzo. Foto credo. Private? No, foto private no, appunto, praticamente no. Infatti non sai quanto sono felice di non chiederti nulla rispetto all'amore, perché sono fatti tuoi ed è bene che rimangano tali. Ecco, questo, grazie mille, ecco. Poi mi impapino sempre, insomma, parlo molto meglio di musica. L'anno scorso ti ho visto interpretare in un programma molto bello, con un bel taglio luci, piccolo, ma insomma che ha fatto la differenza, guidato da Giovanni Veronesi. Ah, sì. Beh, insomma, quella che poi è il tuo mito. Nina Simone, guardate. Maledetti amici miei, Ricciarelli, ma quanto è brava? È bravissima, ha una voce straordinaria, ha un'estensione incredibile. No, grazie Katia, ma infatti io ero un soprano, ma comunque i veri atleti sono loro, cioè Katia, insomma, prima glielo dicevo, io ho fatto lirica pochissimo. Con l'inganno mamma mi mandò al conservatorio classico senza dirmelo, anche per lo studio del canto, e lì proprio si capisce, insomma, io dico sempre che noi cantanti normali siamo come quelli che vanno a correre tutti i giorni un'ora al giorno, quindi sì, siamo atleti, ma loro sono i maratoneti. Facciamo un acuto, Katia. Non siamo pro... Io, Katia, non so tu. Fallo tu che io lo ripeto. Grazie, ma i miei acuti rispetto ai tuoi... Dai, proviamo. Uno. Ma ora? Sì. Ma così a secco? Così tutto. Provaci, fu. Vediamo. ti canto una cosa, che ti canto? Quello che vuoi. Katia, aiutami, non so cosa fare. Amore, fai un suono. Un suono? Ma... Dai, una... Ho fatto James Brown. Ho fatto James Brown. Un po' più alto, un po' più alto. Vedi? Katia, oggi... Grazie. La Ricciarelli, ragazzi. No, incredibile, ragazzi, veramente. Incredibile. Oggi le mie cordine vocali con quest'aria condizionata sono a falsetto. Comunque è meraviglioso, non avendo il pubblico in studio, io ogni tanto tento di chiamare un applauso, ma non mi segue nessuno. Vediamo se lo richiamo. Un applauso per la Ricciarelli. Fantastico. Vedo che c'è una parsimoniosa generosità nello studio 3. Allora, Sanremo 2020 si esibisce con Diodato. Guardate. Solamente paz.
Eccellente! Wow, beh, ci siamo divertiti tantissimo. Devo dire che quando Antonio mi ha invitato, poi mi ha detto che avremmo dovuto cantare Adriano Celentano, che ovviamente è uno degli amori miei più grandi, come tutti gli altri italiani del resto, e non ho potuto che dire di sì questa volta. Senti, provi Elisabetta Pirelli in regia a fare un taglio occhi della signora Zilli, che insomma, è di una bellezza sconvolgente. Ma grazie. Ecco, tienila così. Tienila così per qualche minuto, perché voglio dedicare a Nina Zilli questa canzone dal jukebox con questo taglio, e che rimanga tale per tutto il tempo, perché lo regge come? A te. Grazie. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. Simone, esatto, per Nina Zilli. Mamma mia, che taglio occhi che hai, ma soprattutto schiaccia cuore, il nuovo singolo. Al posto della testa ho una nuvola che con il mio corpo non comunica più, e se penso troppo poi mi giudica stupida, tutto torna in faccia come un boomerang. E al posto degli occhi un planetario, ma dentro nei polmoni brucia l'Amazzonia. Nello stomaco canto uno stadio, uh-oh. E sul cuore ho un cartello con me sulle vuole, con scritto non calpestare, con le tue scarpe nuove. Ma tu mi schiacci il cuore, non c'è più niente da guardare. Anche senza di te, anche senza di te, yeah, anche senza. Senza rancore, senza un cuore, senza rumore, senza più le parole che resta. Non so come questa notte sembra più fredda, lo stesso errore mille volte, ora ma è una scelta, e brucia più dell'Etna. E ora provo sopra la mia pelle quello che volevo fare a te, yeah.
Mamma mia, mi piace un sacco questo pezzo, ho la sensazione che diventerà il tormentone di quest'estate 2020. Ma secondo me non è, questa è troppo delicata per diventare un tormentone. Per me lo è. Grazie, per grazie, me lo è. Mi fa piacere. Io molto, l'ho ascoltata molto in questi giorni a casa, volume acceso, mentre facevo la griglia in giardino e ascoltavo. Beh, diciamo che Scacciacuore. È proprio figlia di questi tempi, no? È nata, è una delle ultime canzoni nate appena prima del lockdown e ho deciso di farla uscire subito insieme a... la ripartenza un po' a rilento, no? di tutto il mondo. Insomma, l'avrei proprio capito, sono pazzo di te. Andiamo in pubblicità tra poco ancora con Nina Zilli. Quello che potremmo fare io e te, te. Io e te con Nina Zilli, che potremmo fare io e te? Guarda, mi sa un po' di tutto, perché da quando sono arrivata abbiamo fatto di tutto. E fatto il falsetto, per fortuna che c'era la divina Katia Ricciarelli, grazie, esatto. Abbiamo cantato Il cielo in una stanza con la voce fredda. Possiamo cucinare, tu sai cucinare? Sono emiliana, cadi benissimo, che ma cosa, proprio bene. Che cosa cucini meglio di allora, altro? I primi risotti, tutti i tipi di paste, per la pasta all'uovo chiedere di mia nonna, però perché lì, cioè, lì la mi nonna fermo. Come si chiama? Anna. Anna, la salutiamo, sì. Ti sta guardando? Ovvio, ciao, ovviamente. Anna. Ciao nonna Anna. Ciao noni. Senti, è diventata bisnonna per la seconda volta, sì. Perché? Mia cugina, no, cugina sì, non, ecco. Esatto, non da me, ma mia cugina, lei è quella che sforna in famiglia per adesso. Senti, voglio omaggiarti del disegno di Lucangelo Bracci, sei appassionata di disegno, quindi darai ancora gradisco più valore tantissimo a questo sì, momento. Allora, vediamo Lucangelo come ha deciso, te lo porgo io, okay. Nina, perché ci sono le misure Covid, non possiamo avvicinarci. Grazie. Ma questa, scusami, questa è una citazione. Questa è una citazione, sono un paio di citazioni e poi un tributo così. Ah, qua si è rovinato, peccato. Vediamolo un po'. Sì, lo faccio vedere ai telespettatori e alle telespettatrici. La Zilli ride, quindi significa che ha colto il disegno di Lucangelo. A cosa fa riferimento? Al posto della testa ho una nuvola blu e quindi è schiacciacuore, meraviglioso. Poi me lo guardo bene perché ha detto che ce ne sono un paio, quindi immagino che siano anche sparsi. Eccolo qui. Grazie. Grazie a te. Poi, questo devi incorniciarlo a casa. Assolutamente sì, poi io sono, ricordo sono feticista di tutti questi piccoli anche regalini che mi fanno i miei fan, quindi non butto via niente, metto tutto in dei bellissimi contenitori vintage della Walt Disney, mai una cosa nuova comunque. Quanto ci capiamo, siamo veramente vintage in tutti i sensi. Sì, assolutamente. Senti, voglio farti un regalo, ci ho pensato a lungo, perché ogni giorno io faccio ascoltare una canzone, cioè regalo una parola sotto forma di canzone, e ho pensato alla parola che potesse maggiormente applicarsi, diciamo così, al tuo essere, che poi io ovviamente non conosco in maniera approfondita, e quindi mi sono basato sulla tua voce. Per me la tua voce è una voce essenziale, ed essere essenziali attraverso la voce significa essere molto puliti, e al tempo stesso appunto lavorare di sottrazione, non di addizione. Quindi ti voglio dedicare queste parole. Ti ho voluto, ti ho aspettato e ti ho ascoltato. Ti ho ascoltato profondamente. Ti ho protetto ascoltandoti. Ti ho perso, ti ho inseguito. E poi, grazie a te, musicalmente mi sono salvato, perché tu per me sei l'essenziale. Grazie, bellissime parole. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare. Ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che
appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Marco Mengoni, l'essenziale per Nina Zilli. Grazie, non so che altro dire, veramente sono grazie. Te Marco vi conoscete? Sì, assolutamente, credo. Marco ha una voce, lo sa benissimo, anche lui glielo dico sempre, ha una voce pazzesca. Sì, è un bravissimo ragazzo lui. Assolutamente, ha molto soul dentro di sé. Ha molto soul, ma avete fatto cose insieme? No, mai, però mai dire mai, mi piacerebbe tantissimo. Quindi insomma, sperando di avere lunga vita. Senti Nina, grazie di cuore per aver accettato, ti auguro grazie il meglio. E salutami la nonna, Anna, certo, assolutamente, soprattutto, sì. E tanta simpatia grazie per Nina Zilli, ospite questo pomeriggio. Grazie mille. Io e te, che bello!